Il Consiglio provinciale al confronto del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, lo strumento che certifica le entrate e le spese dell'ente. A relazionare direttamente il presidente della provincia Cirilli, che ha evidenziato come l'avanzo di amministrazione al 2011 sia superiore ai 6 milioni di euro. È particolarmente soddisfatto Cirilli di essere riuscito in qualche modo a portare in equilibrio la situazione, nonostante, dice, una serie fantasmagorica di debiti ereditati dalla gestione del centro-sinistra. I residui attivi verranno utilizzati, ha spiegato Cirilli, per finanziare i debiti fuori bilancio che ancora dal 2009 pendono sulle casse della provincia. All'attenzione del Consiglio anche l'approvazione del nuovo piano provinciale di protezione civile. 36 mesi noi siamo impegnati a risanare la spesa dell'ente provincia che purtroppo abbiamo ereditato dalla gestione di centrosinistra in una condizione disastrosa. La spesa era assolutamente fuori controllo, a nostro giudizio c'erano tante risorse che sono state dedicate a manifestazioni episodiche, alla contribuzione finalizzata alla clientela politica. Con l'approvazione di questo consuntivo viene sistemato anche in termini di carattere giuridico e tecnico il bilancio, perché vengono cancellati i residui attivi e passivi che venivano portati dietro da anni e che falsavano anche i parametri di bilancio, in un quadro complessivo di risanamento della spesa, che è uno dei grandi impegni che è stato assunto dal presidente Cirilli all'atto della sua elezione. La provincia di Salerno si dota di un piano moderno di protezione civile che viene fuori da una delibera del luglio del 2010, quindi osservazioni da parte dei comuni, recepimento di Emersa, recepimento di tutti i dettagli tecnici e chiaramente anche una nuova mappatura, perché la protezione civile è elemento dinamico, quindi tutto quello che accade, anche un crollo, una frana, viene mappato e quindi ci dà un indice di rischio diverso nelle zone in cui questi eventi accadono, e quindi noi abbiamo ritenuto di dover completare gli iter precedenti con un documento che potesse recepire le nuove dinamiche di zona.